Bene, cerchiamo adesso di concludere il nostro commento del capitolo sulla percezione, ricordando che l'oggetto si era presentato come avente una verità opposta, come appunto Hegel dice, e cioè come un oggetto in sé contraddittorio, ma di una contraddizione che non è un difetto dal punto di vista hegeliano. La coscienza della percezione lo vede come un difetto. Infatti cerca disperatamente, vanamente, di evitare questa contraddizione, ma non riuscirà in questi suoi tentativi illusori proprio perché l'oggetto è in sé contraddittorio, cioè contiene una verità opposta. L'oggetto è al tempo stesso uno e molteplice. Il pezzo di sale è certamente questo singolo pezzo di sale, ma è anche l'insieme delle sue proprietà, quindi è uno ed è molteplice, è un per sé, cioè qualcosa che è indipendente, si distingue dalle altre cose, ma al tempo stesso è anche un peraltro, cioè si determina come questo pezzo di sale soltanto in relazione alle altre cose che non sono questo pezzo di sale, quindi si determina come tale, in quanto il sale non è il pepe, abbiamo detto non è l'albero, non è una sedia e così via. Ma la coscienza della percezione, diciamo così, a questo punto fa una specie di ultimo tentativo, di tentativo disperato per mantenere l'eguaglianza dell'oggetto con se stesso, no? Questa è, come ricorderemo, la verità della coscienza e della percezione, cioè l'oggetto, è ciò che resta uguale a se stesso. Dunque, essa pensa che la verità sia una verità unilaterale, che quindi se nell'oggetto si presentano degli aspetti che non coincidono con questa sua supposta verità, l'errore deve essere attribuito a lei stessa. Dunque, abbiamo visto come la coscienza si barcameni in maniera assolutamente improduttiva tra le varie opzioni che abbiamo esaminato nei video precedenti e adesso tenta un'ultima scappatoia, un'ultima sofisticheria, come le chiama Hegel, che consiste nel, diciamo così, considerare la molteplicità non come presente nell'oggetto, ma come presente al di fuori dell'oggetto. In altre parole, l'oggetto resta un uno indipendente, questo pezzo di sale, e la molteplicità è posta fuori dell'oggetto, è posta fuori dall'oggetto, cioè è posta in altri oggetti, in altre cose. Dunque l'oggetto è l'eguale a se stesso, è un uno, e il molteplice non è nell'oggetto, ma è nella molteplicità degli altri oggetti che appunto stanno insieme a questo oggetto che io considero, a questa cosa che io considero. Nel far ciò, la coscienza della percezione non può però evitare di, come dire, di ammettere che questo pezzo di sale, tuttavia, è diverso da questo granello di pepe, è diverso dalla sedia, è diverso dall'albero, quindi ha comunque una relazione ad altro. È certamente un per sé, è certamente una cosa indipendente dalle altre cose, ma al tempo stesso questa cosa indipendente da tutte le altre cose è tale in quanto si caratterizza come non essente le altre cose, quindi il sale è tale in quanto non è il pepe, in quanto non è la sedia, in quanto non è l'albero e così via. Questa relazione, tuttavia, viene considerata dalla coscienza percettiva nel suo ultimo estremo tentativo come inessenziale, come una relazione inessenziale. Se non che, dice Hegel, questa relazione è anche necessaria,
cioè la coscienza percettiva deve ammettere che certamente, necessariamente, questo pezzo di sale non è questo granello di pepe. Quindi è necessario dire così. È evidente che questo pezzo di sale è diverso da questo granello di pepe, è diverso da questa sedia, è diverso da questo albero, è diverso da ogni altra cosa che non sia il pezzo di sale. Dunque è necessario che vi sia un rapporto di alterità di questo pezzo di sale con tutte le altre cose. E tuttavia questa necessità, questa relazione ad altro, benché venga, diciamo così, dichiarata necessaria, viene dichiarata al tempo stesso come una relazione inessenziale. Cioè, quel che conta non è tanto il fatto che questo pezzo di sale non sia un granello di pepe, ma è il fatto che questo pezzo di sale è questo pezzo di sale indipendente da ogni altra cosa. Questo però è un espediente che non porta a nulla, come spiegherà Hegel, perché affermare che qualche cosa sia necessario e al tempo stesso affermare che sia anche inessenziale è sostanzialmente un negare questa inessenzialità. In altre parole, se io dico che qualche cosa è inessenziale ed è necessario, sto dicendo che questo inessenziale è essenziale. Quindi l'affermazione della inessenzialità del rapporto di questa singola cosa con le altre cose, in realtà è un negare appunto proprio la inessenzialità di questo rapporto. Ma vediamo come Hegel, in due brevi brani, ci spiega questa cosa. Siamo al paragrafo 38. In effetto, la determinazione dell'oggetto, come esso è risultato, non contiene niente altro. Esso deve avere in se stesso una proprietà essenziale che ne costituisce il suo semplice essere per sé. Ecco, questo è l'oggetto, così come finora la coscienza ha cercato di tenerlo fisso, ha cercato di considerarlo, cioè l'oggetto deve avere una proprietà essenziale, qualche cosa che fa sì che l'oggetto sia appunto quell'oggetto che è, sia essenzialmente quell'oggetto che è. E questa proprietà essenziale costituisce appunto il suo essere per sé, cioè la sua indipendenza, la sua determinatezza. Il sale, diciamo così, è questo pezzo di sale e dunque è determinato come questo pezzo di sale. È un per sé, non esiste, diciamo così, in relazione a niente altro che a se stesso. Ma pur nella semplicità, esso deve avere in lui anche la diversità, la quale deve essere necessaria, ma non deve però costituire la determinatezza essenziale. Ecco quello che dicevamo, no? Quindi questo pezzo di sale deve avere anche la, come dire, deve essere necessariamente anche in relazione ad altro, no? Deve avere la determinatezza della necessità. E tuttavia questa relazione ad altro viene considerata come inessenziale. La relazione ad altro significa appunto la diversità. Quando qui Hegel dice la diversità, parla della diversità, sta dicendo semplicemente che questo pezzo di sale, come sale, è diverso dalla sedia, è diverso dall'albero, è diverso dal pepe. E questa appunto diversità è qualcosa di necessario. Possiamo negare che il sale sia qualcosa di diverso dal pepe o dalla sedia o dall'albero.
Dunque questa diversità deve essere necessaria, ma non deve però costituire la determinatezza essenziale. Ma questa è una distinzione la quale ora è soltanto nelle parole. L'inessenziale, che in pari tempo deve essere necessario, toglie se stesso, ossia è ciò che testé venne chiamato la negazione di se stesso. Quindi l'inessenziale, che in pari tempo deve essere necessario, toglie se stesso, cioè quello che dicevamo poco fa. E se tu dici che l'inessenziale è necessario, stai dicendo che l'inessenziale in realtà è essenziale. E quindi l'inessenziale necessario nega se stesso come inessenziale e si afferma invece come qualcosa di necessario. In questo senso Hegel dice che l'inessenziale toglie se stesso in quanto viene concepito come necessario e dunque come essenziale. Vediamo adesso quello che Hegel aveva detto poco prima, a proposito appunto diciamo così, relazione della cosa con le altre cose che lungi dall'essere qualche cosa di irrilevante, qualche cosa di inessenziale, come pretende nel suo ultimo tentativo la coscienza della percezione, è invece appunto costitutivo della cosa stessa. Siamo al paragrafo 36. Ora, tale determinatezza che costituisce il carattere essenziale della cosa e che la distingue da ogni altra, è così determinata che mediante essa la cosa è in opposizione alle altre, pur dovendosi anche in questa opposizione mantenere per sé. Ecco la posizione della coscienza che dice: certamente la cosa è determinata, in quanto la cosa è determinata e questo pezzo di sale si distingue da tutte le altre cose. E tuttavia, la coscienza della percezione pretende che questa distinzione non metta in pericolo, diciamo così, l'essere per sé della cosa, cioè l'indipendenza della cosa. Ma la cosa è cosa? O è un uno che è per sé, solo in quanto essa non sta in questo rapporto verso altri. Ecco qui. Quindi noi possiamo coerentemente dire che la cosa è cosa, cioè è un uno. Vi ricordate? La verità consiste nell'essere uguale a se stesso, la cosa deve essere l'eguale a se stesso, deve essere ciò che non muta. Quindi la cosa, se è un uno, se è un per sé, e non può avere relazione a niente altro che a se stesso, non può essere dunque un peraltro. In questo rapporto è infatti di già posto il nesso con un'altra cosa, e il nesso con un'altra cosa è il cessare l'essere per sé. E però se io dico che questo pezzo di sale non è questo granello di pepe, pongo la cosa in relazione con un'altra cosa, ma se la pongo in relazione con un'altra cosa, questa stessa relazione cancella, diciamo così, o meglio, non è che cancella, ma toglie l'essere per sé della cosa. Ricordiamoci che la parola togliere, superare, aufheben, per Hegel significa non una cancellazione di ciò che viene tolto, ma una sua conservazione. Quindi l'essere per sé della cosa non viene certamente cancellato, resta, ma diciamo così, si combina in maniera essenziale con il suo essere per altro. Quindi la pretesa della coscienza percettiva che questo essere per sé sia distinto, separato dal suo essere per altro, sia, come dicevamo poco fa, l'essenziale che si contrappone ad un inessenziale, è una pretesa illusoria. L'essere per altro fa parte costitutiva della cosa. La cosa è appunto l'unità dell'essere per sé e dell'essere per altro. È l'unità dell'unità e della molteplicità, o l'unità della identità e della non identità. Quindi dice Hegel, giustamente, il nesso con un'altra è il cessare dell'essere per sé. Cessa l'essere per sé nel momento in cui appunto io riconosco
che la cosa è cosa, è questa cosa determinata proprio in quanto si distingue da tutte le altre cose, è diversa da tutte le altre cose, ma questo, diciamo così, riconoscere che la cosa è diversa da tutte le altre cose significa appunto riconoscere che la cosa, questa cosa, è in una relazione essenziale con tutte le altre cose. Quindi l'essere per sé cessa nel senso appunto che non può essere semplicemente la cosa concepita come un puro essere per sé. L'essere per sé non sta mai da solo, non sta mai, diciamo così, puramente per sé, ma è sempre un per sé che è in unità con il peraltro. Proprio mediante il suo carattere assoluto e mediante la sua opposizione, la cosa è in relazione verso altre ed è essenzialmente soltanto questa relazione. Ecco qui, vedete, mediante il suo carattere assoluto e mediante la sua opposizione, la cosa è in relazione verso altre, cioè se io dico che la cosa è assolutamente indipendente rispetto alle altre cose, se è un puro essere per sé, ecco che io sto dicendo al tempo stesso il contrario di quello che dico. Se io dico che la cosa è assolutamente indipendente dalle altre cose, io sto già ponendo questa cosa in relazione a tutte le altre cose e quindi sto dichiarando, diciamo così, la relatività di ogni cosa rispetto alle altre cose. Sto cioè negando l'essere per sé della cosa e sto ponendo appunto la relazione di ogni cosa con ciascun'altra. Ma porre questa relazione significa appunto superare il punto di vista della coscienza percettiva o della coscienza in generale, punto di vista che qui non è ancora superato naturalmente, punto di vista che appunto concepisce questi momenti, quindi dell'uno e del molteplice, del per sé e del peraltro, come momenti astratti, cioè come momenti separati, quando invece tali momenti non sono separati. Ecco, concepire la cosa dalle molte proprietà o come un uno, come un molteplice, alternativamente come l'uno e l'altro, significa appunto non comprendere l'essenza profonda dell'oggetto che è appunto quella che dicevamo poco fa, che abbiamo ricordato più volte, cioè l'oggetto non è né un essere per sé completamente separato dall'essere per altro, né un uno che non include in sé la molteplicità, né una molteplicità che non include in sé l'unità, ma è appunto la relazione essenziale di tutti questi momenti. Quindi la cosa è soltanto questa relazione, ma la relazione è la negazione dell'indipendenza della cosa e la cosa va anzi a fondo per via della sua proprietà essenziale. Ecco qui. La cosa va a fondo per via della sua proprietà essenziale. La sua proprietà essenziale era appunto l'essere per sé, dal punto di vista della coscienza percettiva, dice la cosa è indipendente, ma nel momento in cui la coscienza percettiva dice la proprietà essenziale, la cosa, è il suo essere indipendente da tutte le altre cose, ecco, nel momento stesso in cui fa questa affermazione, sta negando l'indipendenza della cosa, perché sta ponendo questa determinata cosa in relazione con tutte le altre. E allora la cosa va a fondo, dice Hegel, proprio in questo senso, nel senso che la cosa non è quello che la coscienza percettiva crede, cioè qualcosa di stabile, qualcosa di assoluto, qualcosa di indipendente, qualcosa di non contraddittorio. Ma essa è invece appunto la relazione di tutti questi momenti, dell'unità e della molteplicità, del per sé e del peraltro. Nel momento in cui la coscienza della percezione comprende questo, ecco che la cosa va a fondo e sorge un nuovo oggetto per la coscienza. Questo nuovo oggetto, che Hegel chiamerà l'universale
incondizionato, diciamo così, è un oggetto che si stacca dalla condizionatezza del sensibile, non è più la cosa dalle molte proprietà, non è più dunque un oggetto sensibile che la coscienza della percezione cerca in qualche modo di comprendere, ma il nuovo oggetto che ora di fronte alla coscienza è un prodotto dell'intelletto, un puro prodotto dell'intelletto in cui la sensibilità praticamente non gioca più alcun ruolo, cioè non è più la cosa dalle molte proprietà, cioè un oggetto sensibile presente davanti a me che io posso vedere, che posso toccare, che posso assaporare, ma è un oggetto puramente intellettuale. Vedremo che questo oggetto puramente intellettuale è per esempio la legge. Pensate alla legge, alle leggi della fisica, pensate alla legge della gravitazione universale. Questo oggetto è un oggetto puramente intellettuale nel senso che è un parto dell'intelletto. Non, la sensibilità non gioca un ruolo decisivo appunto nella costruzione di questo oggetto intellettuale, tanto è vero che la legge della gravità noi non la possiamo toccare, non la possiamo vedere, non la possiamo assaporare. Non ne possiamo sentire l'odore, eccetera, eccetera. Quindi questo nuovo oggetto della coscienza, Hegel lo chiama l'universale incondizionato e sembra di capire che esso è incondizionato nel senso che non è più condizionato dal sensibile, che viene, diciamo così, fatta astrazione dai dati che gli organi di senso ci forniscono della realtà e diventa un oggetto puramente intellettuale. Leggiamo il passaggio in cui Hegel illustra appunto questo concetto e poi concludiamo. Siamo al paragrafo 40, al quarto rigo. Muovendo dall'essere sensibile, ecco qui Hegel fa una specie di riepilogo di tutto il percorso che la coscienza ha fatto fino ad ora. Muovendo dall'essere sensibile, l'oggetto diviene un universale, quindi la coscienza della certezza sensibile che aveva di fronte a sé un oggetto, no? E credeva che i sensi le offrissero di questo oggetto tutti i particolari, quindi muovendo da questo essere sensibile, l'oggetto diviene universale, quindi percorso che la coscienza della certezza sensibile fa, le fa scoprire in un certo senso che l'oggetto non è un singolo oggetto, no? Di cui i sensi mi offrono, come dire, la conoscenza piena, anzi la conoscenza più piena, ma è invece un universale. È un universale, cioè quando io dico questo pezzo di sale, il linguaggio stesso mi pone davanti non già questo singolo pezzo di sale, ma appunto un oggetto universale. Io posso dire questo singolo pezzo di sale di ogni singolo pezzo di sale che appunto cada sotto la mia esperienza. Dunque, in questo senso si passa dalla certezza sensibile alla coscienza percettiva. Da un oggetto, diciamo così, ineffabile perché è semplicemente davanti a me, io lo colgo con i sensi, ad un oggetto che io posso pronunciare, appunto la cosa dalle molte proprietà, e che però non è un oggetto singolare, ma è appunto un universale. Ma questo universale, poiché deriva dal sensibile, è da questo essenzialmente condizionato. Certamente, l'universale della coscienza e della percezione deriva dal sensibile. Questo pezzo di sale, che io appunto designo come tale, è questo pezzo di sale perché io ce l'ho davanti a me, perché io lo vedo, perché io lo tocco, perché io posso assaporarlo, perché io posso in qualche modo attraverso i sensi, no? Conoscerne le caratteristiche, quelle famose proprietà, il bianco, il sapido,
cubico, eccetera, eccetera. Quindi questo universale della coscienza percettiva è condizionato dal sensibile, nel senso che abbiamo detto. Quindi deriva dal sensibile, dice Hegel, è da questo essenzialmente condizionato. E perciò non si tratta davvero di universalità uguale a se stessa, ma di universalità che, affetta da un'opposizione, si separa perciò negli estremi della singolarità e della universalità, dell'uno, delle proprietà e anche delle materie libere. Certamente la sensazione mi pone di fronte a quelle che alla coscienza percettiva sembrano delle contraddizioni che la coscienza percettiva cerca invano di rigettare da sé. Quindi io sensibilmente non posso non notare che questo singolo pezzo di sale è sì questo singolo pezzo di sale, ma ha anche diverse proprietà. La coscienza della percezione cerca di tener fermo, diciamo così, uno dei lati della cosa, così come questi lati si presentano alla sensibilità, perché appunto la sua verità, abbiamo detto che è l'eguale a se stesso, e in questo movimento lei si ritrova impigliata in tutta una serie di contraddizioni, di illusioni, per meglio dire, da cui non riesce a uscire. Perché non riesce a uscire? Perché caparbiamente la coscienza tiene separati questi momenti, quindi non ne comprende ancora la intima relazione. Queste pure determinatezze, quindi le pure determinatezze sono quelle di cui abbiamo parlato, no? Quindi l'uno, esclusivo, anche le materie libere, le proprietà come materie libere, eccetera, eccetera, queste pure determinatezze, eppure proprio perché la coscienza della percezione non le comprende nella loro intima relazione, ma cerca di tenerle separate le une dalle altre, e perciò si trova, ripeto, impigliata in tutte quelle contraddizioni, in tutte quelle illusioni, da cui uscirà soltanto nel momento in cui si renderà conto che appunto quelle determinazioni sono legate le une alle altre. Dunque, queste pure determinatezze sembrano esprimere l'essenziale stesso, ma esse sono soltanto un esser per sé che è affetto dall'essere per un altro. Sembrano esprimere l'essenziale, no? Cioè ciascuna sembra esprimere l'essenziale, ma in realtà queste determinatezze, prese isolatamente, non esprimono l'essenziale. La coscienza deve prenderle nella loro relazione, e la loro relazione implica che esse vengano messe sullo stesso piano, in un certo senso. Peraltro, da che entrambi sono essenzialmente in una unità, cioè entrambi questi lati, cioè l'essere per sé e l'essere per altro, dunque da che entrambi, l'essere per sé e l'essere per altro, sono essenzialmente in una unità, è ora presente l'universalità incondizionata e assoluta. Soltanto qui la coscienza entra veramente nel regno dell'intelletto. Ecco qui il passaggio, dunque. Allora, qui Hegel dice dunque che entrambi questi lati, cioè l'essere per sé e l'essere per un altro, sono essenzialmente in una unità. Cioè, abbiamo visto che la coscienza e la percezione aveva già cominciato ad intuire questa compresenza del per sé e del per altro in una unità, no? Aveva cercato in qualche modo di, come dire, di mantenere ferma la sua posizione, ma poi alla fine aveva scoperto che l'oggetto contiene una verità opposta, è l'unità dei suoi momenti, cerca recalcitrante ancora di tenere distinti questi momenti, ma alla fine ecco che l'oggetto
non più condizionato dalla sensibilità, rivela appunto questa sua natura, cioè di essere l'unità dell'essere per sé e dell'essere per altro. E questo nuovo oggetto, che è del tutto slegato dalla sensibilità, quindi non possiamo più chiamare come cosa dalle molte proprietà, perché la cosa dalle molte proprietà appunto è condizionata dalla sensibilità, questo nuovo oggetto sarà appunto l'oggetto dell'intelletto. Sarà, come dicevo, un prodotto dell'intelletto universale, incondizionato, cioè non condizionato dalla sensibilità, verrà da Hegel identificato prima nella forza e poi nella legge. Come dicevamo a proposito della legge, anche per la forza possiamo fare lo stesso discorso. La forza, una forza fisica, io non la vedo, magari ne vedo gli effetti, ma lei in quanto forza non la vedo. E quindi è qualcosa che si sottrae alla condizionatezza dei dati sensibili. Quindi in questo senso Hegel dice che l'universale è incondizionato, cioè che l'oggetto della coscienza diventato adesso intelletto si è in qualche modo purificato dagli elementi della percezione, della sensibilità e si è elevato a una considerazione puramente intellettuale del suo oggetto. I momenti del per sé e del peraltro sono in unità nella legge, per esempio, nel senso che la legge è certamente una, la forza è certamente una, e tuttavia le manifestazioni della forza, le manifestazioni della legge, sono manifestazioni molteplici. In questo senso, appunto, Hegel dice che l'oggetto dell'intelletto da una parte non è condizionato dalla sensibilità, ecco perché lo chiama incondizionato, dall'altra è un universale, ma un universale che non tiene fuori i suoi momenti costitutivi dell'unità e della molteplicità, del per sé e del peraltro, ma li tiene in una unità essenziale. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro, di non essermi allontanato troppo da una passabile interpretazione di questo capitolo non facile della fenomenologia dello spirito. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi video, se il destino sarà benevolo con noi. Arrivederci a tutti.